Mi conosceva già come un uomo da spettacolo e non come venditore d'auto. Ma le dico, se guardo il numero delle visite che fanno poi. No, io quello no, però ho sentito parlare di gente che ha avuto a che fare con lei. Cioè, questo, penso che quando c'è una persona che ne parla bene sia la miglior pubblicità. Senz'altro. Ma tante volte il filmato con una persona che mi sta cedendo la macchina mi aiuta proprio nella faccia. No, io sono sincero, ho visto ancora i filmati, però no, pensavo fosse uno dei vostri. No, tante volte li facciamo da soli, perché io poi magari continuerò il filmato da solo. Però insomma sembra che il mio cliente voglia vedere la faccia di chi ha usato la sua macchina. E anche perché ha fatto 61.000 km su un'ora. Io ne ho fatti con questa macchina 16.000 in 4 anni, è la seconda macchina rilegata quasi sempre in garage. 16.000 in 4 anni? Esatto. Cioè proprio, cioè vuol dire non usare la macchina? Non usarla mai, esatto. Questo era un capriccio, perché la vettura, sono vetture sportive, sono capricci questi. Macchine di soddisfazione. Quindi questi momenti sono diventati capricci che costano. Costosi, esatto. Poi adesso ho un programma di risposarmi, quindi... Quindi adesso via le macchine sportive... Esatto, devo... Andiamo verso una vita più sobria. Purtroppo, sono i vari passaggi della vita. Però, ripeto, io poi della macchina sono sempre stato contentissimo e... Mi dispiace, però nella vita non si può far tutto. Questa è certamente una macchina bella in qualità, perché con questi chilometri, con tutti i suoi tagliati fatti in Audi, ma l'abbinamento mi strapiace, il nero con la pelle rossa. Questo era, io l'avevo cercata in tutti i sensi. Quando ho deciso di comprarla 4 anni fa alla TT, sono andato a vedere diverse versioni, però l'avevo proprio cercata con un abbinamento di colori diversi. Che a me piace molto questo abbinamento dal nero. Non avevo l'urgenza di dover comprare, quindi me la sono cercata anche con una certa tranquillità. E poi io sono un miliardista, quindi... Beh, ma sulla macchina sportiva il colore è fondamentale. Non so cosa direbbe una macchina così, il solito grigio topo. Allora, io sono sincero, tutte le macchine che ho sempre avuto sono sempre state o blu scuro o nero. Perché sono più delicate, sì che è vero, però quando sono pulite... Questa pelle rossa, il navigatore a schermo gigante, veramente. Poi cos'ha ancora, mi ha detto, le sospensioni che sono belle? Le sospensioni elettriche, che sono l'electric drive, praticamente sono dei magneti che quando si aziona il tasto la corrente richiama i magneti e riducono l'escursione dell'ammortizzatore, facendo diventare la macchina più rigida. Quindi nelle curve è più stabile, più poco caro, che è il tastino, esatto, in parte è completissima. Sì, poi c'è il caricatore CD, c'è l'impianto della Bose, per un giovane anche appassionato dell'hi-fi. Bellissima, veramente bella. No, ripeto, sotto un certo punto, mi spiace. Veramente bella. Lei riesce bene anche come attore, però, eh?